Mia madre è stata un'assistente sociale e quando andava a fare delle visite domiciliari, si presentava, suonava al citofono o al campanello, diceva di essere l'assistente sociale, ma invitava le persone a non aprire la porta e invece a chiamare il municipio e chiedere se effettivamente quella fosse l'assistente sociale. Questo discorso in parte l'ho già accennato nell'episodio 148 di Diario di Viaggio on the Road, ma oggi vorrei approfondire, perché alcune di queste truffe sono tornate in auge. Benvenuti pertanto in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Anni fa la società di telefonia mobile Vodafone, all'epoca si chiamava ancora Omnitel Pronto Italia, attivò un servizio chiamato SOS Mi Ricarichi. Con una chiamata automatica potevo chiedere a un mio amico o a un mio parente, ad esempio a un genitore, di cedermi una parte del suo credito telefonico. Fermatevi un attimo a pensare a quello che ho appena detto. Riuscite a vedere l'errore? Se io avessi fatto il numero di una persona anziana, magari un po' confusa, e mi fossi fatto passare per il nipote, ecco che avrei potuto fregarle fino a 10 euro. Tra l'altro non c'erano limiti, potevo fare al massimo una SOS ricarica al giorno, quindi potevo farla anche ogni giorno da numeri telefonici a caso, e qualora l'utente avesse rifiutato l'SOS ricarica oppure non aveva credito sufficiente, avrei potuto tranquillamente riprovare con un altro, in quel caso non c'era nessun limite e nessun controllo. Naturalmente, appena scoppiò il caso di tantissimi che avevano approfittato proprio di persone anziane soprattutto, ovviamente furono messe in atto una serie di contromisure, si cominciò a restituire i soldi a tantissimi utenti, ma alla fine la contromisura più efficace fu quella di cancellare del tutto il servizio e tra l'altro sospendere alcuni utenti che si erano comportati in maniera più sospetta. Ma sugli operatori di telefonia potremmo letteralmente parlare per settimane, visto che, per esempio, a me Wind disse che avevo cliccato per attivare un servizio in microabbonamento con la SIM installata sull'impianto di teleallarme che, tra l'altro, proprio da contratto non era neppure compatibile con i servizi a microabbonamento. Ne ho già parlato, peraltro, episodio 327. E naturalmente come non citare tutti quei simpaticissimi agenti commerciali che ci informano che l'Enel, adesso Servizio Elettrico Nazionale, chiuderà entro breve e tutti gli utenti che non hanno cambiato operatore dell'energia semplicemente rimarranno senza corrente. E questo senza voler disquisire approfonditamente di tutte quelle persone che carpiscono la fiducia, in particolar modo di quelle persone anziane, facendosi passare per amici lontani o amici dei vicini di casa, quando non addirittura per rappresentanti delle forze dell'ordine. In conclusione, lo ammetto, è brutto da dire, ma la verità è che semplicemente bisogna diffidare di tutto e di tutti sempre. È piuttosto evidente che nessun servizio né operatore chiuderà dall'oggi al domani senza che se ne sia parlato invece per intere settimane. Quando qui in Italia fu introdotto l'obbligo di comporre il prefisso anche per le chiamate urbane, fra quelle che sono state informazioni su tutti i media, campagne pubblicitarie martellanti, periodo in cui funzionava sia facendo il prefisso che non facendo il prefisso, periodo con la voce guida che ti invitava dalla prossima volta di fare il prefisso, periodo che ti diceva fra un mese smetterà di funzionare se non fai il prefisso, eccetera, è passato più di un anno! Ma soprattutto non si apre la porta e non si fa entrare in casa nessuno, meno che mai persone che arrivino all'improvviso, senza nessun motivo apparente, dicendo di essere rappresentanti delle forze dell'ordine. Al contrario, in questo caso, un vero rappresentante delle forze dell'ordine, trovandosi in presenza di una persona, magari anziana da sola, non avrà nessun problema, e molto probabilmente sarà lui stesso a invitare la persona a farlo, ad attendere che questa persona chiami il numero di emergenza e contatti le forze dell'ordine per chiedere conferma dell'identità della persona che si trova davanti alla porta. In conclusione, questo episodio l'ho realizzato per lanciare un messaggio molto importante. Dovete stare accanto ai vostri parenti o ai vostri vicini di casa anziani, soprattutto se sono da soli. È una cosa veramente molto importante,
Perché al di là del rischio di essere truffati, c'è il rischio che queste persone, oltre che essere rimaste da sole, perdano quel poco che gli è rimasto in mano, perdano anche la dignità. Tra l'altro, la tecnologia può aiutarci moltissimo ad essere più vicini anche alle persone che in qualche modo si trovano lontane, quindi cerchiamo di sfruttare tutto questo a nostro vantaggio. Detto questo, io vi ringrazio. Sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro della cultura, del folklore o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Eh sì, sto sperimentando una nuova scenografia e un nuovo ambiente di lavoro per realizzare video. Spero che vi sia piaciuto e comunque è ancora un lavoro in divenire, indubbiamente.